Buongiorno a tutti. Prossimo anno faremo l'Apocalisse, perché tutta la fatica che abbiamo fatto quest'anno era proprio in funzione, era strumentale per leggere questo testo in modo da non prendere così degli abbagli quando leggeremo l'Apocalisse giovannea. Siamo alla linea 11, non sarebbe male vedere l'itinerario che noi abbiamo fatto quest'anno per vedere quello che abbiamo imparato. Lo abbiamo fatto un passettino alla volta, quindi nessuno si è accorto della fatica che ha fatto, ma vedrete quanta fatica avete fatto. Allora, la prima cosa che noi abbiamo fatto è stato dare uno sguardo a questo tipo di letteratura. Ci siamo chiesti che cos'è l'Apocalisse o l'Apocalittica, cioè questo tipo di letteratura, abbiamo visto dove si colloca, secondo secolo avanti Cristo, secondo secolo dopo Cristo, sono i due confini. Poi abbiamo visto alcune caratteristiche generali, soprattutto il linguaggio. La pseudonimia l'abbiamo vista proprio per sorridere, cioè per dire che il libro di Daniele non l'ha scritto Daniele e che l'Apocalisse di Giovanni non l'ha scritta Giovanni e che l'Apocalisse di Enoch non l'ha scritta Enoch, ma sono personaggi importanti scelti dall'autore perché questi personaggi hanno una grossa autorità nella comunità e quindi questi libri vengono letti con più attenzione. Voi capite la differenza? Se un documento viene firmato da Giovanni Paolo II è una cosa. Se la firmo io, proprio non vale niente. Provate a fare la debita proporzione. Allora, io scrivo il libro e lo attribuisco a Giovanni Paolo II. Questo era il trucco. Tutti lo sapevano, quindi non c'è imbroglio come noi possiamo pensare. La pseudonimia era una forma letteraria, come quello di andare via in blue jeans e vedere certe persone in televisione che sono vestiti di tutto punto, dalla cintola in su, quindi avete giacchetta blu, camicia blu, cravatta, sono perfetti, poi la telecamera zooma l'immagine e vedete che hanno un paio di blue jeans. Questa è una moda. Così anche loro avevano questa moda di attribuire le loro opere a un personaggio importante. Tutti sapevano come stavano le cose e basta. Quindi non c'era nessun imbroglio. Abbiamo visto anche alcuni concetti importanti. Abbiamo visto per esempio il concetto di storia, facendo la differenza fra la storia profetica e la storia apocalittica. Per i profeti la storia è una realtà che ci sta alle spalle come storia vissuta, ma che si sta anche davanti come storia futura. E questa storia futura, dicono i profeti, state attenti, che è in mano nostra. Se noi mettiamo certe premesse, è chiaro che il domani avrà un certo volto. Se noi mettiamo altre premesse oggi, domani avrà un altro volto. L'Apocalittico invece è più del parere che Dio abbia già stabilito dei tempi. Per cui tu oggi comportati come ti pare, tanto Dio ha deciso che domani piove. Mi spiego? Quindi abbiamo questa diversità della concezione della storia. Abbiamo anche visto che cielo e terra sono profondamente legati perché ciò che succede in cielo succede in terra. E se notate, nel Padre nostro c'è una pennellata di apocalittica. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Poi un altro concetto importante che abbiamo visto nell'apocalittica è che nel presente è già in atto il futuro. Il presente continua ad essere presente, però il futuro lo ha già macchiato, quindi noi abbiamo un presente macchiato di futuro.
Non so se vi siete mai chiesti perché i discepoli di Emmaus non riconoscono Gesù. Cammina con loro per una dozzina di chilometri, quindi 2 ore abbondanti, chiacchiera con loro, non lo riconoscono. Maria Maddalena, che era la fidanzata di Gesù senza che Gesù lo sapesse, non lo riconosce. È stranissimo quando una donna ama un uomo, anche se questo uomo è sfigurato dalla fatica o dalla morte o dalla sofferenza, la donna lo riconosce. Lei non lo riconosce. Alla pesca miracolosa del lago, del capitolo 21 di Giovanni, i discepoli lo vedono, lo ascoltano, non lo riconoscono. Sarà Giovannino, o chi per lui, insomma, il discepolo che Gesù amava, che dirà, è il Signore. E poi c'è quella frase interessantissima, scendono a riva, lui ha già il pesce, gli dà da mangiare, e nessuno osava chiedergli chi sei, perché sapevano che era il Signore. Che vuol dire che lui appariva non con le stesse sembianze di prima, c'era qualcosa che sfuggiva. Perché questo? Perché la risurrezione è un frammento di futuro presente nella storia. Lo abbiamo già visto altre volte. Il miracolo è un frammento di futuro presente nella storia. Siamo di fronte a ciò che l'Apocalittico ci ha svelato. Il presente non è laicamente presente, è un presente macchiato, non è un presente puro. È un presente sporcato dal futuro. Questi sono i concetti più grossi che noi abbiamo imparato nella prima lezione. Nella seconda lezione, invece, abbiamo visto l'Apocalisse di Isaia e abbiamo letto questo banchetto escatologico di Isaia. In futuro cosa sarà? Una bella scorpacciata. Vini buonissimi, cibi buonissimi. E Gesù riprenderà questa immagine del futuro. Se vi ricordate, c'è questo grande banchetto, nessuno partecipa, vengono invitati gli altri, i poveri, quelli che si trovano per strada. Il padrone entra e trova uno senza la veste nuziale e quello viene cacciato via. Poi alla fine si vede con chiarezza che Gesù con questa parabola ha voluto spiegarci il futuro. Per questo motivo, nel cristianesimo, il mangiare insieme, andare a mangiarsi una pizza con la birra, non è un atto solo profano, è anche un atto religioso il mangiare insieme. Perché è uno di questi piccoli anticipi di questo futuro, perché il clima che si crea a tavola, normalmente, salvo certe eccezioni, è sempre un clima cordiale, è sempre un clima dove non ci si oppone fondamentalmente, si sta bene insieme, altrimenti si blocca la digestione. E ricordatevi che l'Eucarestia è un mangiare insieme. L'Eucarestia è un anticipo di questa esperienza futura. Noi, ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, viviamo un frammento di dimensione apocalittica della storia. Non ce ne accorgiamo, ma è così. Non ce ne accorgiamo perché i preti non ce lo dicono, ma di per sé. E ricordatevi il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane del domani ultimo, epiusion, che viene tradotto con quotidiano, di per sé non sarebbe quotidiano. Nel terzo incontro invece abbiamo visto qualche cosa di più impegnativo, anche se abbiamo letto tranquillamente il testo e non ci abbiamo fatto troppi problemi. Abbiamo letto un pezzettino di Ezechiele e un pezzettino di Zaccaria. I concetti fondamentali di Ezechiele sono questi, che alla fine del mondo ci sarà questo scontro finale dove il bene, come nei film americani,
trionferà sul male. I film americani sono apocalittici tutti. Protestanti sentono molto di più questa dimensione apocalittica della vita che non noi. Ecco perché la filmografia hollywoodiana, guarda caso, almeno fino a un certo periodo di tempo, è stata influenzata da questo "arrivano i nostri". Perché alla fine, nello scontro finale tra bene e male, prevarrà il male. Per quale motivo? Perché nel ring del paradiso, quando il Padre Eterno mette i suoi guantoni di box con il demonio, vince il Padre Eterno, perché il Padre Eterno è il creatore, il demonio è una creatura, quindi non può competere con Dio. Questa visione del cielo e del futuro, cosa dicono sull'oggi? Che oggi bene e male si fronteggiano sempre e apparentemente sembra che il male vinca. Basta guardare la televisione. Di fatto, con i tempi lunghi, è sempre il bene che prevale. I grossi pensatori cristiani, nella seconda metà dell'Ottocento, avevano già previsto la caduta del comunismo appena nato. Perché dicevano: guardate che è un falso messianismo. Guardate che quando viene tolta la libertà della persona, quando la persona viene calpestata, non c'è futuro. Abbiamo dovuto aspettare un secolo e mezzo, ma la lettura era corretta. La stessa cosa per quanto riguarda invece, diciamo così, le altre ideologie, chiamiamole le ideologie conservatrici, quindi fascismo e nazionalsocialismo, stessa cosa. Molta gente ci rimette la pelle, questo è vero. E quella gente non può vedere il momento del trionfo del bene. Però ricordatevi sempre che lì dove c'è il male ha un termine. Il bene non ha termine. È un'idea consolatoria? No, è una lettura della storia. Noi da Ezechiele abbiamo imparato questo. Invece, da Zaccaria, noi abbiamo imparato un'altra cosa. La realtà della fine del mondo, quando la storia sarà finita, non è che finisca per automatismo, ma finisce perché c'è l'opera di qualcuno. E chi è questo qualcuno? Siamo alla linea 23, è un re mansueto che entra con l'asinello, Zaccaria lo aveva profetizzato. E questo trafitto misterioso, profezia della passione, dunque la fine del mondo è incominciata con Gesù Cristo. Infatti, il Vangelo di Giovanni non lo si può capire se non da questa prospettiva. Chi crede non è stato condannato, ma chi non crede è già stato condannato. Sentite i verbi. Il verbo credere è al presente, il giudizio è al passato. È come se noi già vivessimo lo stadio ultimo della storia, cioè fossimo alla fine del mondo. E abbiamo appena ricevuto la pagella della promozione. Ah, siamo stati giudicati, ci hanno promosso. E quelli là, niente promozione. Chiaro? Eppure stiamo vivendo nella storia. Altro brano di Giovanni: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, non avrà la vita eterna. Capite la prospettiva? Non esiste dunque escatologia senza Messia. Non esiste la fine senza Messia. Ma la fine è già cominciata. Noi dunque viviamo, dice San Paolo, negli ultimi tempi.
quanto durano questi ultimi tempi? Possono durare anche miliardi di anni, non ce ne frega, niente. Ma non ci sarà più novità. Cioè Dio, tutto quello che doveva dirci ce l'ha detto, tutto quello che doveva manifestarci ce l'ha manifestato. L'unica novità è cieli nuovi e terra nuova. Cioè la fine di questa realtà e l'inizio di quell'altra. Questa è l'unica novità che stiamo aspettando. Mentre all'epoca del popolo ebraico i profeti dicevano no, guardate, ci sarà la costruzione del Tempio, no, ci sarà il ritorno dall'esilio, ci sarà il Messia, adesso non c'è più niente da aspettare. Questa è la prospettiva che ci hanno dato i testi apocalittici di Ezechiele e Zaccaria. Nel quarto incontro abbiamo esplorato il libro di Gioele, che è un gioiellino, è proprio una robettina piccola. Però in questa robettina piccola noi abbiamo letto alcuni brevi testi, lì ve li ho messe alla linea 29, dove noi abbiamo imparato che il giorno del Signore, che di per sé sarebbe l'ultimo giorno della storia, è già adesso, cioè si torna agli stessi concetti. Però in Gioele abbiamo imparato una nuova cosa, e cioè fa parte dell'esperienza della fine del mondo possedere lo Spirito, fare esperienza dello Spirito. È una di queste tante macchie del futuro presenti nell'oggi. E abbiamo cercato anche di fare una breve riflessione su come noi cristiani facciamo esperienza dello Spirito. E San Paolo è velocissimo nel tratteggiare questa esperienza dello Spirito. Dice, noi siamo cristiani, sì, essere cristiani significa aver scelto Gesù come Kyrios, come Signore. Nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 12, si dice con chiarezza, nessuno che sia privo dello Spirito Santo può dire Gesù è il mio Signore. E nessuno che possieda lo Spirito può dire Gesù è anatema, cioè uno da buttare via. Possedere lo Spirito significa confessare Gesù Cristo. Tu confessi Gesù Cristo vuol dire che lo Spirito abita in te, altrimenti non potresti fare questa confessione di fede. Per confessione di fede Paolo intendeva non tanto il dire la cosa, quanto il agire, pensare. Quindi, cosa faccio oggi? C'è qualcuno che risponde, quello che mi detta la massa, cioè la maggioranza delle persone. Perché? Perché la maggioranza fa la verità. Qualcun altro dice, no, la verità è Gesù Cristo, quindi a me non interessa questo modo di ragionare, mi interessa cosa Cristo pensa di ciò che io sto per fare, come Cristo lo giudicherebbe, e di conseguenza mi comporto in maniera coerente con questa idea. Questo significa Gesù è il mio Signore, è colui che ha l'ultima parola su di me. Paolo dice chi ragiona così è abitato dallo Spirito, chi chiama Dio papà è abitato dallo Spirito, ma non basta chiamarlo foneticamente papà, bisogna vedere che cos'è il significato per Cristo chiamare Dio papà. Papà perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ti ringrazio papà perché queste cose le hai rivelate i piccoli e non i sapientoni. Papà nostro che sei nei cieli. Lo spirito di preghiera è indice della inabitazione dello Spirito. La capacità di perdonare ti sta ad indicare che dentro di te, magari con fatica, ma lo Spirito vive, perché si fa fatica a perdonare. Mi spiego? Avere questo senso di riconoscenza verso Dio per la vita, per i giorni tristi o belli che abbiamo, sono sempre giorni che ci vengono regalati, mica li comperiamo. E quindi questo senso di riconoscenza sta ad indicare l'inabitazione dello Spirito. Questo significa... Lo Spirito grida dentro di te, Abba, Padre. Mi sono spiegato. Poi ognuno di noi ha le sue qualità.
Nel testo greco le qualità si chiamano carismi. Se tu li adoperi per il bene degli altri, per la crescita degli altri, per creare armonia, allora vuol dire che adoperi questi doni dello Spirito secondo lo Spirito. Perché Paolo lo dice con chiarezza, capitolo 12, 13 e 14 della prima lettera ai Corinti, che i carismi sono dati per l'unità della Chiesa e per la crescita. Non sono dati per farti un piedestallo. Se tu constati che nella tua vita c'è tutta questa realtà che abbiamo illustrato, vuol dire che lo Spirito è dentro di te, abita in te. È importante questo? Sì, perché la lettera ai Romani al capitolo 8 dice con chiarezza, guarda che il mestiere dello Spirito è dare la vita. Chi ha risorto Gesù Cristo? Lo Spirito Santo. Tu sei inabitato dallo Spirito, sta felice perché tu hai già la garanzia di essere risorto. Il suo mestiere è quello di dare la vita, di combattere la morte. Lo Spirito lo troviamo all'inizio della creazione, lo troviamo nei profeti, lo troviamo in Gesù Cristo, nella risurrezione, lo troviamo in noi. Facciamo parte della stessa categoria. Questo è ciò che abbiamo imparato nel quarto incontro. Nel quinto abbiamo dato un'occhiatina all'introduzione al libro di Daniele. Cioè abbiamo fatto un'introduzione al libro di Daniele, non è stata una grande introduzione perché in due orette scarse non si possono fare grandi cose. Tuttavia abbiamo visto che fa parte fondamentale dell'esperienza apocalittica la libertà di religione e purtroppo la persecuzione nei confronti di questa libertà. Pio XII, che di queste cose se ne intendeva, diceva sempre: un cristiano è cristiano non solo quando crede in Gesù Cristo, quando pratica la morale cristiana, vive la dimensione di fede cristiana con i sacramenti, ma anche quando è perseguitato. Perché solo lì tu vedi come la tua libertà di fede è fondata su delle ragioni serie oppure è puramente tradizionale. Se è puramente tradizionale, nel momento della difficoltà chiudi baracca e dici non mi serve. Ma se la tua fede è personale, anche nel momento della difficoltà vien fuori e ti è di sostegno. In Daniele abbiamo cominciato a capire che la persecuzione, persecuzione cosa significa? Che gli altri ti vogliono male? Beh, può significare anche questo. Ma la persecuzione la possiamo avere anche dentro di noi. La malattia è una forma di persecuzione. Uno è malato e potrebbe ribellarsi a questa situazione perché si sente ingiustamente attaccato. Potremmo avere anche la persecuzione vera, cioè qualcuno che vuole che tu, cristiano, non esista e quindi ti ammazza. Persecuzioni sono a diverso grado. Potremmo avere la persecuzione anche cruenta, cioè l'uccisione materiale della persona, ma ci potrebbe essere quella persecuzione molto sottile che è in atto da parecchio tempo. Avete mai visto il Maurizio Costanzo Show? È interessante. Quando va un prete lì, se parla da sociologo, viene accettato. Fare del bene al prossimo, preoccuparsi dell'handicap. Quando parla da uomo di fede, il Maurizio lo stoppa sempre. È una forma molto sottile di persecuzione psicologica. Tu, credente, non hai diritto di esistere. Casomai, come credente, devi solo essere utile alla società, allora hai diritto di esistere, se no no, perché la fede non c'entra. È un'altra forma di persecuzione. Grandi o piccole, guardate che tutti ne siamo protagonisti e anche vittime, perché senza volere tante volte anche noi perseguitiamo gli altri e gli altri perseguitano noi. Libro di Daniele con chiarezza dice è uno dei segni fondamentali dell'esperienza apocalittica la persecuzione. C'è niente da fare.